Yo tenía que tener ojo. Minchia, riprendono pure la panchina. Tanto così, non ci fa niente. No, questo è il nostro. Sì, è il nostro. Sì, è il nostro. Sì, gli altri non potevi. Titti al posto di Bea. Ma questa è Bea. Piace. No, io vi potete riposare, approfittatene, no? Visto che bello, ragazzi, i gialli. Ma c'è un letto. Sì, non è che c'è zecca. Io verdi, lui giallo. Volentieri. Guarda. Vedi? Solo che non si vede. No, sono belli, ci stanno. Purtroppo sono. Vabbè, niente, è già la seconda che fa. Al cazzo Pedrazzini, solo che io faccio giocare terzino anche se è di te, poi mi hai convinto su Pedrazzini. Come è andata? È andata bene, è una partita diciamo non tanto complicata. Vieni qua, che esci da... E abbiamo vinto. No, abbiamo vinto 4-5-0 senza tanti problemi. Ho fatto quanti gol? Vabbè. 4, mi suggeriscono alla regia. Non lo ricordavo. 4 gol. E niente, è andata bene, abbiamo vinto. Fa freddo, ora ne ha del Milan. Soddisfatto? Sì, sì, perché non abbiamo fatto risse, liti, è andato tutto tranquillo. Comportamento pulito, corretto e sportivo. Dedica al bambino. Contento. Bambino. E dedichemi 4 gol al bambino che nascerà tra un paio di mesi. Lui è il papà. Andiamo fuori, come lo chiami? Grazie. Posso vedere il padre? Bella, bella. Lo chiamerò bella, bella. Ciao. Ciao, grazie. Dalla Rosse, perché mi lasciate dentro? Comunque, dai.
Come va? Ma molto, ma molto bene. O meglio, bene. Bene, non per il risultato, per tutto il resto, ma si va avanti. Ma io voglio lui, lui è il mio idolo. Chi è? Lui. Toto. Toto! Vieni qua. Che servizio. Mi vergogno. Ma di che? Dobbiamo recuperare la partita prima. Se facci un paio di insulti dei tuoi. Non si capisce. Quelli vengono spontanei tipo, in campo. Diavolo incornato e cornuto. Cose del genere. Qualche volta me lo scrivo. Ok. Sentiamo le strategie di qua, va. Strategie? Qua ragazzi. Cosa sta facendo quello? No raga, però tiriamo. Timpanaro, il migliore in campo degli Havana 7, detto Totò. Che poi questa cosa è il mio nome. Cioè, allora, bene, allora, diamo del tuo. Dici Totò, cos'è che non è andato questa partita? Un pochettino sfortunati. Ma sul piano del gioco, anche sentivo un po' di lamentele sull'arbitro. L'arbitro sempre una partita condiziona. Allora, già statisticamente è impossibile che da 200 punizioni a uno e noi non ce ne dà neanche uno. Poi ammonisce solo noi, o arbitra solo da una parte, ne prendete due arbitri, uno che arbitra per loro e uno che arbitra per noi. Dipendesse da me tutto, purtroppo, io sono solo... No, poi anche questi di qua, porca mia, fanno due mezzi tira, due gol, Quindi tu dici, state anche un po', diciamo, sfortuna. A livello difensivo, come hai trovato la tua squadra? Abbiamo un po' di lacune, ho visto un po' di svarione a livello difensivo. Sì, non abbiamo giocato particolarmente bene, a livello difensivo dovevamo vincerla. E quindi speranze per il futuro, propositi, sono buoni propositi lo stesso. Ci affidiamo al Signore. Al Signore, va bene. E dopo questa... Grazie, compa! Con Marco Pingitore, numero 9 dell'Olimpia, squadra vittoriosa, è andata bene la gara? Beh, siamo partiti bene, poi abbiamo mollato un po' sul secondo tempo. C'è stata una piccola flessione, Sì, ho visto che loro hanno spinto bene. Hanno spinto molto il secondo tempo, però sono riusciti a reggere. Quindi... Però vi ho visto molto quadrati anche a livello difensivo, coprivate bene, insomma, ripartivate anche bene. Cioè, il piano del gioco c'è, il gioco c'è. All'ottava partita abbiamo trovato una quadratura che ci sembra funzionare. Uno schema buono. Abbiamo iniziato bene già la scorsa partita e oggi abbiamo dimostrato. Adesso la classifica cosa dice? Gironi? Siamo primi. Siete primi? Siamo primi perché number one. L'altra squadra ha pareggiato, per fortuna. E quindi siamo primi. Siete avuto. Solo in vetta, quindi. Sì, per fortuna. Molto bene. Sì. Propositi futuri? Speriamo di andare al mare. Tutti al mare, con questo tutti al mare di Pingitore finiamo qua. Tanti auguri.